immagini che si vedono in televisione delle città distrutte, ahimè qualche anno fa erano le nostre città, lo stesso Arezzo, lo stesso Castiglione ha subito delle grandi distruzioni e quindi non li dobbiamo mai vedere come cose lontane ma come cose che sono accadute. Una sala espositiva per raccontare il passato recente del territorio, creando così un vero e proprio archivio storico e culturale. Il nostro scopo è proprio quello di tramandare quelle che sono le memorie di tutto quello che è successo anche nei nostri territori nel secondo conflitto mondiale, che hanno lasciato tracce di vario genere, e cerchiamo di tramandarle a memoria ai nostri figli e nipoti. L'esposizione, curata dall'Associazione Culturale Fronte Italiano 1945, è stata inaugurata a Castiglion Fibocchi il 25 aprile. Con il passaparola e il supporto dei nostri associati, familiari e conoscenti, i materiali che abbiamo a disposizione, che continua quotidianamente, voglio dire quasi quotidianamente, a essere arricchito, è sempre più interessante, e ancora si trovano molte cose che magari sono dimenticate nelle soffitte o nelle cantine di tante case dei nostri concittadini. Un'inaugurazione che si inserisce nelle celebrazioni del 77° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Abbiamo deposto la corona d'alloro e il mazzo di fiori ai caduti della Seconda Guerra Mondiale qui a Castiglion Fibocchi, il ricordo appunto di chi ha dato la vita per oggi poterci dare la libertà. E mai come oggi è fondamentale questo tema, che sembra lontano ma in realtà è molto vicino. Valori importanti che non dobbiamo mai perdere, dobbiamo riscoprire e fare propri di ogni giorno. Giovane ragazzo che deve crescere con la consapevolezza della grande libertà e grande valore che abbiamo oggi. Durante la cerimonia, infine, gli alunni delle terze medie hanno letto le loro riflessioni elaborate durante l'anno scolastico proprio sull'importanza del 25 aprile. Sono stati loro che hanno parlato con parole semplici, perché noi adulti abbiamo necessità di riscoprire i concetti semplici della libertà, un linguaggio giovanile ripreso anche da libro che edito dalla Regione Toscana, che abbiamo regalato questa mattina ai nostri studenti delle scuole medie, Memorie di Partigiani, dove sono tratte le stragi dei civili nell'estate toscana del 1944 perpetrate dai fascisti. Abbiamo parlato di questo e i nostri ragazzi della scuola media invieranno un loro scritto molto semplice, molto d'impatto, di stile giovanile social, al nostro presidente della regione del Consiglio regionale toscana Antonio Mazzeo, che ce l'ha richiesto, per poter inserire anche la nostra strage della Fontaccia commemorata l'11 luglio nel libro che la regione toscana ha pubblicato proprio per i giovani.